Ricordo a tutti che su 4 figlie ne ho regalate 3 a uomini figli di immigrati. Mentre voi, che avete fatto per la Francia, eh? Una situazione all'apparenza paradossale, ma nella società di oggi non del tutto improbabile. Claude e Marie sono una coppia borghese, gollista, che vive in provincia, conservatori ma dalla testa aperta. La donna è molto cattolica, le figlie, che da tempo vivono a Parigi, hanno sposato un ebreo, un palestinese e un cinese, cosa che nei genitori provoca confusione e disorientamento. Tutte le speranze sono dunque riposte nella più piccola. Immaginate lo sgomento quando, presentando il futuro marito, i genitori scoprono che è sì cattolico, ma che è anche un attore squattrinato e per giunta di colore. Tesoro, gliel'hai detto che sono nero? Hanno una faccia. Il passaggio dallo stupore alla depressione è velocissimo, e a complicare le cose ci si mette anche l'arrivo per il matrimonio della famiglia di lui, di colore, ricca, altrettanto conservatrice di quella della ragazza. Altro che shock culturale. Fate un bel sorriso. Non sposate le mie figlie in Francia si è rivelato un fenomeno, con 12 milioni di spettatori e 230 milioni di incasso in tutta Europa. La ragione del successo? Facile: riflettere su una questione aperta del mondo di oggi, quella della multiculturalità, ma con una chiave umana e al tempo stesso universale, quella di una famiglia che si prepara al matrimonio. Vi dichiaro marito e moglie. E così questo Non sposate le mie figlie diverte, anche se un po' penalizzato nell'edizione italiana, e fa anche riflettere. In fondo non siamo così diversi, pur nelle differenze di colori, pelle e culture. E sarà proprio un'inedita e imprevista solidarietà tra i due capi famiglia a risolvere definitivamente e positivamente la vicenda. Una cosa che sarebbe bello accadesse non solo al cinema. È speciale la vostra famiglia. Sì, e adesso con lei finalmente abbiamo tutti i colori dell'arcobaleno.